outfit del giorno, che sono questi jeans a vita altissima, sovrano l'ombelico, questa giacca pelosa che ho messo l'altro ieri, però mi piace, e questi tacchi. E nulla, ragazzi, adesso mi devo truccare e pettinare. Ieri devo dire che sono stata molto contenta. La gente mi segue e è strano da dire, ma ci sono molte persone a cui magari non sto a genio e non piacciono molto i miei video, che però li guardano lo stesso. Dicono che in realtà facendo ciò mi danno un sacco di pubblicità e anche un po' di questi, che non saranno tantissimi, perché non è che guadagno chissà quanto con YouTube, però già che guadagno per una cosa che mi piace e che sì, richiede lavoro, ma è tutto molto bello, divertente, tutto quanto, mi fa un sacco piacere. Quindi chiedo a quelle persone che loro sanno chi sono e apprezzo moltissimo di continuare a seguirmi anche solamente per guardare 5 secondi di video, perché bastano anche solo 5 secondi per darmi un guadagno che può essere grande o può essere piccolo, ma sempre un guadagno è. A me non importa cosa fate con quei video, cioè potete farci quello che volete. L'unica cosa è che dovete guardarli perché almeno il vostro odio inutile per me è utile. Adesso detto ciò, lo volevo dire perché ho scoperto di avere tanti nuovi seguaci nel bene e nel male, e quindi quelli nel male almeno sanno che dalla parte mia sono comunque nel bene, perché a me non frega niente di come reagite a guardare i miei video, a me frega che li guardate. Invece i miei digruttini, che so che li guardano perché gli piacciono e perché mi seguono e sono sempre così adorabili con me, non dico nulla, sono la cosa più bella del mondo, vi ringrazio per tutto quello che fate per me, per tutto quello che mi date e per tutto l'amore che mi dimostrate ogni volta che guardate i miei video. E niente, ragazzi, io adoro incontrarvi per strada, adoro quando mi fermate. È qualcosa di veramente unico. Ho anche invitato qualche iscritta al mio 18esimo e io non ho veramente parole per quello che siete per me. Siete diventate delle amiche e è bello non avere amiche solamente a Roma, ma anche fuori, da tutte le parti d'Italia. E ho scoperto anche dalla Svizzera che qualcuno mi segue, quindi è qualcosa di veramente bello e mi date tanto, quindi apprezzo troppo. Grazie a voi ho una sorta di guadagno, non so se avete presente che su YouTube se fai parte di un marketing ricevi un compenso che può essere alto, che può essere basso, io non vi dirò quello che ricevo, però vi dico che i miei soldini ogni mese mi entrano. La cosa che mi fa parecchio ridere, io sono una persona molto educata, quindi tranquillamente, ieri ho scoperto di questi nuovi seguaci. Nel bene e nel male, perché comunque lo sanno che genere di video faccio, no? Tipo, dai, adesso vi porto con me al Mac. Hai presente? Chi no? Adesso le mie tigrottine, estraniatevi da questo discorso. Sto parlando dei seguaci che negativamente mi seguono, che però mi seguono. Cioè, è una cosa troppo strana. È come se io vi dicessi vi odio, però vi do 1 euro. Con questo discorso non dico che mi date 1 euro a visualizzazione, magari, cioè sarei tipo milionaria, però comunque. Quella piccolissima somma me la date perché non so se lo sapete, ma YouTube funziona a visualizzazioni, non funziona a iscrizioni, quindi fate ganzi, no, io non mi iscrivo, però guardo i video così la pio per culo. Non funziona così. Voi guardando i miei video, anche se non siete iscritti al mio canale, mi date un compenso che vi ho detto può essere grande o può essere piccolo, però dato che voi comunque non conoscete YouTube bene, non lo sapete, guardate i miei video lo stesso, quindi io non è che vi sto chiedendo di non farlo perché per me sarebbe peggio, cioè io preferisco che guardatevi, sfogate della vostra vita, a me non interessa quello che fate, proprio me ne può fregare di meno, però per me l'importante è che continuate a guardarli, ma continuate a guardare i video perché a me rientrano dei soldi, avete presente? Quindi grazie, tutto qua, era solamente un discorso per ringraziarvi. Adesso, tornando ai tigrottini al vlogmas della giornata, mascara. Scusate, tigrotti di fiducia, però dovevo farlo. Non trovo il mascara. Oh mio Dio, che cosa bruttissima! Non trovo il mascara. E invece l'ho trovato. Sto andando da Vale, come tutte le mattine, perché domani è il Capodanno pure, staremo insieme. Sto andando a vedere come gli sta il vestito per Capodanno perché voleva una consulenza. E poi il pomeriggio dovevo vedere una tigrotta, solo che non ho nessuno che mi può accompagnare a vederla, quindi mi dispiace un sacco non poterla vedere. Però uscirò con le mie amiche, andrò al centro di Roma con i mezzi, perché dobbiamo un attimo vedere delle cose per domani, quindi accessori, le ultime cose che mancano per Capodanno, perché ragazzi miei, domani è Capodanno.
Io non ci credo, cioè nel senso non realizzo che domani finirà il 2017, che per me è stato un anno pieno di un sacco di nuove cose. Mi è piaciuto più il 2016, se dobbiamo proprio essere sinceri. Il 2016 mi è piaciuto molto di più. Però anche il 2017 è stato un anno bellissimo. Scrivetemi qua sotto com'è stato il vostro 2017. Il mio devo dire che è stato bello, perché ci sono state tantissime novità e tantissime cose nuove che non avevo mai provato. Quindi nuove esperienze, devo dire che è normale perché essendo comunque un adolescente ci sono sempre ogni anno che passa nuove esperienze. Ho avuto l'opportunità di insegnare danza a delle bambine, di fare la cheerleader per la squadra del Michigan, che è una squadra famosissima in America. Ho conosciuto tante persone, ho festeggiato il mio primo anno con la mia comitiva, che ora non è più così tanto grande, però c'è ancora in piccolo piccolo. E è stato il primo anno con il mio ragazzo. Quindi alla fine tante cose belle, ma anche tante cose brutte. Io? No. Ok. O meglio, non tante, ma alcune cose brutte anche a me sono capitate in questo nuovo anno. Come ad esempio fare la conoscenza di delle persone a cui mi sono legata tanto per scoprire che in realtà non erano quello che pensavo. E questa è una cosa che a me ha fatto sempre soffrire tanto. E anche quest'anno mi ha fatto soffrire. Poi ho avuto tante novità, tante nuove esperienze che non pensavo mai di fare, mai nella vita, che invece ho fatto. E sono felice di averle fatte, cioè non ho rimpianti, quindi anche questo è molto bello. Ora vado da Vale. Come stai? Ragazzi, domani è Capodanno, vi rendete conto? Comunque sono stata da Vale, ho fatto un po' di musical.ly. E cazzarola, che capelli, mio Dio, ma che so! Bruttissimo. Comunque vabbè, sono stata un po' da male a cazzeggiare. Ho comprato il regalo da parte di mia nonna, perché mia nonna mi ha dato dei soldini, e io con un po' di soldini ho preso la Fashion Lab, che è praticamente una cassa, una vera e propria cassa. Adesso la apro con voi. Fighissima, però LED. Guardate, è una figata. E è una cassa. No, ma è fighissima perché è tipo a parte molla. Ed è una cosa che adoro. E poi si illumina. Perché è LED. Solo la devo mettere in carica, secondo me. È questa qua. Fighissima. E dentro ci sono anche il jack per il computer e il caricatore. Sì, per caricare. Adoro troppo, infatti ora la metto in carica e sento un attimo come si sente la musica, perché in realtà è una cassa morbidosa. E quindi ho detto no, vabbè, questo sarà il regalo da parte di mia nonna. Troppo bellina, guardatela. Allora, vediamo un attimo se è scarica, perché credo sia scarica. Line in, vediamo un po'. Aux input motor. Si è accesa! Ok, adesso la proviamo. Va bene, tigrottini, io sono tornata a casa, sono stata un po' da Vale, mi sono finita di truccare, sistemare e fare, perché adesso inizierà il mio pomeriggio fantastico con le mie due amichette a cui voglio tanto bene al centro di Roma e sono stra felice. Poi ufficiale amo gli effetti dell'Instagram Stories, che non gli davo una lira, solo che oggi ho iniziato tipo a fare mille storie con quegli effetti e adoro. Oh, cazzo, mi serve oggi per accendere le sigarette. Figata, è Vero? cosa? Mamma mia, Roma è È troppo. bella Roma? Bella Roma? No, oddio mio! E mi fa cascare il telefono. Sì, capito. Stanno a parlare di Zakir, il bangladino di fiducia. Oddio, ma hai rotto il cane. Ho rotto il Sì. cane, mo? Che razza è? È razza Marco Tulli. E vabbè, quando non è troia. Guardate qua. Guardate. Mamma mia, è proprio zocco la storia. Ma che continuiamo a parlare? Così che la gente parli, ragazzi, esatto. Di certo che silenzio, ma silenzio. con che capace. Dai, sto a fare un attimo una parte carina. Questa parte la dobbiamo mutare o no? Tanto carino questo paesaggio. Adesso andiamo, le mie amiche sono così cattive e indisciplinate. Troppo. No, cioè, dobbiamo mettere Siete le così amiche cattive e indisciplinate. Sì. Andiamo a mangiare. Ancora sì. Andiamo sempre a mangiare. Ma dove
donna la gente. Naganna. Naghe? Naghe? No! Famo Naganna. Naghe? Naghe? Naganna. Salutiamo di Grottina numero uno. Che sa tutti i miei vlog. Ciao di Grottine, ciao di Grottini. No, una è importante. Ma quanto è trippante dirlo? Ciao di Grottine, ciao di Grottini. No, ce n'è una importante. Bella, raga. Che cosa? Che c'è di importante? Vabbè, quella che sa tutti i miei video. La di Grotta. La number one. Giustamente fan quelli che fanno gli hater. Oh oh. Ecco, raga, andiamo là a Londra. Gli tocca molto. Magari. Eccomi qua. Vi giuro che non so che c'ho, ma sto tipo distrutta. Cioè, in realtà non è che ho fatto tanto. Sono stata al centro con le mie amiche e basta. Solo che sono troppo distrutta, ragazze. Sono stanchissima. Niente. Allora, ho passato, devo dire, per essere il penultimo giorno dell'anno, un penultimo giorno molto figo, perché ho fatto una cosa semplice alla fine, stare al centro. Però veramente sono stata bene. Quando sai che stai nel posto giusto, con le persone giuste, è molto bello alla fine. Quindi niente, sono stata felice di passare questo pomeriggio con le mie amiche, soprattutto loro, con loro mi diverto sempre tanto, quindi è stato bello. Ho comprato anche una bomba di Lush, perché io ho questa cosa, questa sorta di tradizione che l'ultimo dell'anno, quindi il 31, mi faccio il bagno, sapete, mi lavo per Capodanno ovviamente, con la bomba di Lush che compro il 30. Non è una tradizione, solo che lo faccio tutti gli anni, senza pensarci. Alla fine però lo faccio tutti gli anni, non c'è un anno che salto. Quest'anno ho preso ovviamente una bomba di Lush per farmi il bagno domani, tipo l'ultimo bagno dell'anno, proprio bellissimo, che ha una bomba tutta blu con delle stelline, che in realtà non è una bomba. Sì, è una bomba, non è uno spumante, quindi non fa la schiuma, però colora tutta l'acqua di un blu assurdo, con tutte le stelline. E domani mi farò il bagno con la bomba, e il pomeriggio di domani starò semplicemente con il mio ragazzo, volevamo andare tipo a Porta di Roma, perché a me serve qualche gioiello da abbinare con il vestito che userò domani sera. E so che tutti quanti volete sapere che farò domani sera. Domani sera andrò a cena fuori con Valentina, il suo ragazzo, mio cognato e Francesco. Andremo semplicemente a cena in un ristorante molto di classe, quindi faremo un Capodanno che inizia di classe e poi se spacchiamo, così. Quindi faremo questa cena molto bella e faremo la mezzanotte o lì al ristorante, dipende quando finiamo di mangiare. Se finiamo prima, la mezzanotte la passiamo da un'altra parte. Se finiamo dopo, la passiamo là e poi continuiamo a festeggiare da un'altra parte. Quindi quando finiremo la cena, abbiamo due opzioni. O a casa del ragazzo di una mia amica, che fa appunto la festa, possiamo andare quando vogliamo e potremo andare lì. Oppure potremmo andare anche al centro di Roma e sceglierci un attimo un posto dove proseguire festeggiamenti fino alla mattina, perché noi finiremo di festeggiare questo Capodanno la mattina dell'1 alla fine, quindi è molto figo. Sarà una cosa molto così, quindi sono stra felice. Stasera non uscirò perché mi voglio tenere in forma per domani, che veramente, a parte faremo mattina, poi alla fine ci divertiremo tantissimo, se spaccheremo a bestia, come tutti gli adolescenti dovrebbero fare a Capodanno, a mio parere. Poi ognuno fa come gli pare, però ci sta. Quindi in pratica come sarà il mio Capodanno di quest'anno? Inizierà tranquillo, perché comunque una cena fuori in un ristorante di classe inizierà tranquillo, rilassante, per quanto ci possiamo rilassare noi insieme, che siamo un casino, anche se proviamo a stare seri. E poi proseguirà come tutti gli adolescenti normali, quindi se spacchiamo a bestia. Bisogna solo capire ancora dove, perché eravamo molto convinti di andare in questa casa del ragazzo della mia amica, però non è più sicuro per via di alcuni problemi che ci sono stati. Quindi adesso dobbiamo vedere se ci andiamo ancora, oppure se andiamo da un'altra parte al centro di Roma, che tanto è pieno così di posti super fighi, super divertenti.